Buonasera. Oggi è 24 dicembre, sono le ore 20 e mi sembra doveroso augurare a tutti i miei sostenitori un buon Natale e un buon fine anno. Ecco, c'è questo mio discorso che mi sembra giusto fare nei vostri riguardi per tutti quelli che mi seguono, per farvi capire che il mio sito è il sito di gente seria, che è abituato a dialogare in maniera seria, cioè a non prendere in giro la gente, ma a dire cose giuste e la verità. Noi siamo professionisti seri. Nel mio progetto musicale ci sono io e altri 9 professionisti, i miei professori, tra cui poi interagisce anche il segretario, il signor Alfonso Puma, della Scuola Civica Musicale, il presidente, il dottor Andrea Pruma, della Scuola Civica Musicale. Naturalmente, uno per motivi burocratici, amministrativi, come in qualità di segretario, ma anche di ex cantante, un bravo cantante. E poi l'altro invece in qualità di professore e presidente, questa doppia veste. Gli altri, poi tutto il resto sono i miei quelli che collaborano con me, tutta la mia band, sono tutti professori di conservatorio, perciò che conoscono bene la musica e insegnano. E io sono un cantautore, che sono l'unico che ho questa preparazione da scuola civica musicale. Io dico la verità, sono onesto, non ho fatto il conservatorio, musicologia, non sono laureato, però sono un canto perché non si è obbligati per legge ad avere in mano una laurea. Però ho una preparazione da scuola civica musicale. A giugno sono 7 anni che studio. Mi avvalgo della collaborazione dei professori che mi permettono di studiare attraverso la conoscenza delle note, degli accordi di questi 4 strumenti: chitarra, canto, pianoforte e violino, e poi c'è questa inclinazione verso la batteria. Vi volevo fare un discorso molto serio e non vorrei più ripeterlo, che io non faccio musica per andare a Sanremo, per uscire in televisione o per darmi delle arie. Faccio musica solo per un discorso serio, cioè per amore e cultura, perché non per motivo di vanto. Perché non ho secondi fini, non lo faccio per guadagno, ma lo faccio per amore e per cultura. Sono una persona vera, cioè sono una persona che ama ciò che fa. Perciò ci tengo a precisarlo. Di conseguenza, penso di essere una persona che dimostra di essere una persona seria e di sostanza. Non penso di essere una persona così, cioè una persona, un ignorante oppure uno che improvvisa, ma una persona che unisce il talento allo studio con serietà, con rispetto, umile, e che cerca di realizzare, di portare avanti questo progetto musicale attraverso la collaborazione dei miei professori, in maniera seria, in maniera fattiva e di arrivare alla gente in maniera concreta, attraverso a livello mediatico, cioè attraverso la televisione, attraverso il computer, attraverso il cellulare, e poi riesco ad arrivare a voi anche attraverso il quarto canale comunicativo, molto, per chi non dovesse saperlo, ve lo ripeto, se voi prendete il vostro cellulare, azionate Bluetooth, nella vostra autovettura, nella vostra radio. Purtroppo non si possono vedere le immagini dei video del mio canale su YouTube, Gianmarco Lombardi Musici, ma potete ascoltare tutte le voci che sono in via mediatica, perciò su YouTube, non solo, anche azionando Bluetooth, perciò 4 canali comunicativi. A me già basta questo, non me ne frega niente di andare in televisione e di andare a Sanremo. E poi depositerò la restante parte dei 400 brani che ho creato in 3 anni, avvalendomi della collaborazione dei professori. Se mi chiamano a cantare in oratorio, ci sono i saggi, qualche altro posto, ci vado con piacere, con umiltà, non mi sento nessuno. Io faccio le cose solo perché voglio far capire l'importanza dei miei 400 brani e voglio mettere dentro la testa dei miei sostenitori, voglio far capire l'importanza dei miei brani e trasmettere emozioni a questi miei sostenitori, perché la musica è la medicina dell'animo, cioè trasmettere emozioni è importante. Infatti io lo dico, la musica è una massima che ho creato io, è un amore universale che vale, che scende, che sale, che sconfigge qualsiasi rivale. Perciò io sono un cantautore che ci tiene a fare le cose seriamente. Non sono montato, non mi interessa il discorso del successo. La popolarità deve essere una conseguenza di ciò che faccio con serietà e con amore. Perciò io faccio musica per amore e per cultura. Diciamo, un altro progetto che voglio portare avanti, che
Cercherò di far sì che la mia musica possa arrivare nelle scuole, anche dove io lavoro, in qualità di collaboratore scolastico, e svolgo il mio lavoro, espleto le mansioni di collaboratore scolastico con molta umiltà, con dignità. Sono contento di essere un collaboratore scolastico.